Bentrovati dalla redazione sportiva di Sesta Rete. Il Catania, come sempre, in primo piano, sempre più vicino l'anticipo di sabato sera alle 20.30 a Cosenza. In vista della gara di sabato andremo a scoprire tutte le ultime con riguardo al probabile 11 che il tecnico Pippo Pancaro metterà in campo, da valutare le condizioni di Bergamelli, mentre potrebbe essere Calderini a prendere il posto di Russotto. Torneremo poi nella sala stampa di Torre del Grifo, dove ieri pomeriggio ha parlato il difensore rossoazzurro Carlo Pelagatti. Avremo poi la consueta rubrica del personaggio di casa Catania. Scopriremo insieme chi è dopo Catania Monopoli, quindi ci sposteremo in casa Palermo, dove si lavora in vista della gara interna di domenica contro l'Udinese, ma dove si lavora anche sul fronte mercato. Parleremo poi di scherma, perché dopo il Fioretto il prossimo weekend sarà la nazionale di spada a giocarsi il pass per Rio, quindi spazio al volley con il consueto punto appunto sulla pallavolo, decisamente un turno amaro per le squadre catanesi. Questo e altro tra poco dopo la pubblicità. In primo piano, come sempre, il Catania, sempre più vicino l'anticipo di sabato sera alle 20.30 a Cosenza per la sfida di sabato. Il tecnico Pippo Pancaro sta provando e riprovando il probabile 11 che metterà in campo, da valutare le condizioni di Bergamelli, mentre dovrebbe essere Calderini a prendere il posto di Russotto. Allora andiamo a fare il punto nel servizio di Antonio Costa. L'antivigilia di Cosenza Catania sarà caratterizzata come quella del match che i rossazzurri hanno giocato contro il Monopoli, dal tentativo di recupero di Dario Bergamelli, che anche questa settimana ha lavorato a parte per quasi tutti i giorni. Il centrale rossazzurro aveva stretto i denti e proverà a farlo anche sabato, ma è chiaro che se Pancaro lo considerasse un rischio, allora preferirebbe puntare su Ferrario, che ormai pare pienamente ristabilito. Tempi lunghi e bisognerà capire quanto per Andrea Russotto, per il quale nelle prossime ore dovrebbe arrivare il verdetto dei controlli, mentre Parisi lavora per tornare in campo quanto prima. Di rientro dagli impegni con la nazionale N19 c'è poi l'ultimo arrivato, Matteo Pessina, che dopo i minuti giocati con gli azzurrini potrà iniziare finalmente di slancio la propria avventura con la maglia del Catania e certamente farà parte della lista dei convocati della prossima settimana contro il Matera. Intanto Pancaro studia uomini e modulo da schierare e sembra che l'assetto di gioco iniziale possa essere sempre il 4-3-3, con Calderini al posto di Russotto, anche se i tempi sembrano maturi per azzardare l'inserimento di Plasmati dal primo minuto al fianco di Khalil, con il brasiliano largo e pronto ad inserirsi proprio come Falcone. Più difficile naturalmente arrivare a questa soluzione, così come pare complicato scegliere di utilizzare dal primo minuto il 4-2-3-1, che però viene considerato sempre come l'assetto tattico alternativo per dare imprevedibilità alla squadra. E torniamo adesso nella sala stampa del centro sportivo di Torre del Grifo, dove ieri pomeriggio ha parlato il difensore rossoazzurro Carlo Pelagatti. Ha parlato del momento della squadra, ha detto stiamo crescendo, e poi si è proiettato chiaramente alla gara di sabato sera contro il Cosenza. Ha detto hanno una difesa molto forte, lo ascoltiamo. Sì, sicuramente sarà una partita difficile, lo sapevamo già, e anche la partita dell'andata lo ha dimostrato, perché comunque anche loro sono venuti qua a fare una partita abbastanza, diciamo, è una squadra che sappiamo che si difende molto bene e poi riparte veloce, come molte squadre di questo campionato, loro a maggior ragione che sono la miglior difesa. Sarà una partita difficile, soprattutto dobbiamo avere tanta pazienza come l'abbiamo avuta domenica. E io sono fiducioso, perché comunque stiamo ricominciando dall'ultima in casa con la Paganese a tornare quelli di inizio stagione, quindi abbiamo fatto delle prestazioni importanti e sono fiducioso anche per sabato. Non sarà una partita facile, senza dubbio, però stiamo crescendo. L'obiettivo no, sinceramente no, però c'è qualche rammarico per qualche occasione sprecata, perché anche domenica quando Khalil ha rimesso in mezzo la palla, se non c'avevo l'avversario che mi si era
che non mi abbracciava come una cozza, potevo fare qualcosa, però io vado a saltare, le occasioni sono delle idee che comunque dai, ci vuole anche un po' di fortuna tanto, soprattutto per noi difensori che andiamo a saltare, devi essere al punto giusto, al momento giusto, quindi spero di segnare ancora qualche gol, però l'importante è che segni anche qualcun altro, l'importante è vincere. Non so quale possa essere la cosa migliore, però noi è dall'inizio dell'anno che proponiamo questo modo di giocare e secondo me è giusto continuare così perché, ti ripeto, secondo me se qualche episodio in più ci girava a favore, a quest'ora stavamo parlando di una classifica che ci vedeva minimo con 5-6 punti in più e era una classifica che ci sorrideva decisamente di più. E quindi, secondo me, a parte qualche partita che ora sinceramente non me ne ricordo nemmeno, che abbiamo un po' subito l'avversario, come ti posso dire, Benevento, forse Lecce, qualcosina andata, col Foggia abbiamo subito il loro possesso palla, però di azioni vere e proprie non me ne ricordo sinceramente. Quindi secondo me il nostro gioco ha portato i frutti, poi obiettivamente ci manca qualche punto, però secondo me siamo sulla strada giusta. Con Sergio Barbagallo adesso andiamo a scoprire insieme chi è il personaggio della settimana in casa Catania dopo Catania Monopoli. Il personaggio della settimana in casa rossoazzurra è Luigi Falcone, l'attaccante di Mesagne, classe 92, nella partita contro il Monopoli ha fatto parlare di sé. Nel primo tempo, sprecando una ghiottissima occasione di testa in area di rigore su un traversone, anziché incrociare, la tirerà comodamente tra le braccia del portiere. Nel secondo tempo qualche sprazzo in più, tanto da procurarsi al minuto 80 il calcio di rigore, dubbio, poiché sembrava iniziato fuori dall'area di rigore, anche se Khalil non lo trasformerà. Per Falcone ex Varese quest'anno le presenze sono state 14 con un solo gol realizzato nel 4-1 contro il Catanzaro. L'infortunio di Russotto contro il Monopoli ne avrà per meno 2 mesi, darà un'opportunità in più a Falcone di giocare e rendersi protagonista. Con lui in campo la compagine etnea ha ottenuto sempre ottimi risultati nella prima parte di stagione, escludendo la sola sconfitta contro la Casertana. L'esterno d'attacco, grazie alla sua tecnica e alla sua velocità, riesce a saltare l'uomo, concedendo quindi superiorità numerica sulla fascia, offrendo molti assist alla prima punta. Subirà un infortunio muscolare contro il Martina Franca e da quel momento il gioco rossazzurro frena. La squadra di Mister Pancaro senza di lui ottiene solo una vittoria contro la Lupa Castelli Romani. Rientra contro il Melfi giocando 90 minuti offrendo una buona prestazione. Non disputa una bella partita contro l'Andria, ma non cancella quanto di buono fatto durante il campionato. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra pochissimo. Da casa Catania ci spostiamo a casa Palermo, i rosanero lavorano in vista della gara interna di domenica alle 15 contro l'Udinese, il tecnico Schelotto inizia a prendere confidenza con la realtà palermitana, intanto il club continua a lavorare anche sul fronte mercato. Sentiamo Dario Giuffrida. Ogni giorno di più appare palese come la miglior medicina per il Palermo sia la stabilità. L'ambiente rosanero ha vissuto 3 mesi non facili, già da prima dell'esonero di Echini in poi. Sorrentino e compagni hanno vissuto in un perenne clima di precarietà. La confusione derivata da questa situazione si è riflessa anche sul mercato, dove tra i primi acquisti è arrivato Manuel Arteaga. Il centravanti si era presentato ai primi di gennaio come voglioso di rivincite nel calcio italiano dopo la fugace esperienza a Parma. Pareva giocarsi chance importanti per l'attacco, ma poi nei giorni scorsi la decisione: Arteaga va all'Hajduk in prestito per un anno. Nemmeno una settimana dopo, con l'arrivo di Schelotto sulla panchina rosanero, arriva invece lo stop alla trattativa. A chiarirne i motivi è Manuel Gerolin, direttore sportivo palermitano, che sull'attaccante sudamericano chiarisce come il suo passaggio all'Hajduk sia sub iudice stoppato dallo stesso Schelotto, che appena arrivato vuole riservarsi del tempo per farsi un giudizio sul ragazzo. Decisione più che saggia quella dell'allenatore argentino, ma che mette indirettamente in risalto la confusione creatasi dalle parti
parte del tenente onorato negli ultimi tempi. Oltre ad Arteaga, improbabile lista d'uscita ci sono anche altri giocatori rosanero. L'ultimo di questi è Rispoli, che ultimamente ha perso terreno nella corsa alla maglia da titolare a vantaggio del ritrovato Morganella. Per lui si è palesato l'interesse della Sampdoria, ma c'è anche l'Atalanta. Potrebbero lasciare la Sicilia anche Struno e Colombi. Sulle loro tracce ci sarebbe il Carpi, che sta rivoluzionando il suo organico. Il difensore in particolare non ha convinto durante questi primi mesi al Barbera e potrebbe essere ceduto senza particolari rimpianti. Partirà anche Cassini in prestito all'Inter Zapresic. In entrata invece si tratta Augustinsson, esterno del Copenaghen, ma l'affare è complicato dalle richieste dei danesi. Intanto Schelotto continua l'avvicinamento al match contro l'Udinese di domenica. Ieri la squadra ha iniziato con una seduta in palestra per poi spostarsi sul campo del tenente onorato, dove il mister argentino ha ordinato esercitazioni tattiche per reparti e prove di attacco contro difesa. Per lui, oltre ai tre punti, il primo obiettivo della sua missione palermitana è riportare la stabilità nell'ambiente. Dal calcio alla scherma, dopo il Fioretto, il prossimo weekend vedrà la nazionale italiana di spada giocarsi la qualificazione per Rio, a scendere in pedana i siciliani Pizzo, Garozzo e Fichera. Heidenheim può volere Rio. Con questo pensiero Paolo Pizzo, Enrico Garozzo e Marco Fichera si avvicinano alla tappa di Coppa del Mondo, che nel prossimo weekend sarà di scena in Germania. Il percorso della squadra azzurra di spada, completata da Andrea Santarelli, è stato un crescendo in questa stagione. Dopo il quarto posto di Mosca all'esordio, il terzo di Berna e il secondo a Tallinn, ci si aspetta adesso l'acuto nella tappa tedesca. Per la qualificazione al tabellone olimpico di Rio 2016 manca solo un gradino, anche perché gli azzurri sono attualmente terzi nel ranking che conduce all'appuntamento olimpico dietro Francia e Ucraina. Nel tabellone individuale Pizzo e Fichera sgomiteranno nella fase a girone di domani per tentare la qualificazione alla fase finale del giorno dopo. L'obiettivo per Pizzo è quello di andare avanti il più possibile per risalire la china nel ranking. Enrico Garozzo, tuttora tra i primi nella classifica mondiale di specialità, è qualificato alla fase finale ed ha invece un unico obiettivo, la vittoria di tappa. Del resto lo spadista catanese ha un conto aperto con la Germania, dove lo scorso anno si fermò al terzo posto, peraltro condiviso con lo svedese Kase, dietro Einzer e Borel, mentre la squadra azzurra finiva al decimo posto. Da domani questi ricordi dovranno essere ulteriore carburante per tornare sulla pedana tedesca a prendersi la rivincita. In palio c'è un biglietto per Rio. Chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale con il consueto punto sul volley curato da Umberto Pioletti, un turno di campionato decisamente amaro per le squadre catanesi. Turno di campionato davvero dal sapore amaro per le squadre catanesi. Nella dodicesima giornata della Serie B1 maschile di volley, sconfitte nette e senza attenuanti per la Messaggeria Mister Bianco e per l'Universal Catania. I mister bianchesi, guidati dal presidente Natale Aiello, hanno ceduto in casa ai forti pugliesi del Castellana Grotte con il punteggio finale di 3-1. Gli etnei sul parcheggio hanno messo il cuore, ma non è bastato per fermare la corazzata avversaria. La squadra di casa ha giocato alla grande nel primo e nel secondo set. Però poi all'improvvisamente si sono spenti gli etnei. Il calo ci può stare perché il mister Bianco è una matricola e aveva davanti anche una squadra che può contare su gente molto esperta come Cazzaniga, Ferraro e Borbone, che in passato hanno giocato in Serie A. La compagine mister bianchese sta comunque dimostrando di potersela giocare contro tutti e questo lascia ben sperare per il progetto di crescita che punta a risultati positivi per la prossima stagione. Semaforo rosso anche per l'Universal, allenata dal coach Giovanni Bonaccorso. Al Palaspedini i giocatori rossoazzurri sono stati battuti dal Corigliano Calabro con il punteggio finale di 3-0. I catanesi non sono mai riusciti ad entrare in partita, i cosentini ne hanno approfittato e sono stati devastanti sotto rete. Nel prossimo turno, il tredicesimo, l'Universal Catania osserverà una giornata di riposo, mentre la Messaggeria e Mister Bianco è attesa da una insidiosa trasferta sul campo dei Campani della Versa. Con questo per il momento è tutto, grazie come sempre per aver scelto l'informazione sportiva di Sestarete. Vi ricordiamo che tutti i nostri telegiornali sono visibili anche in streaming sul nostro sito www.sestarete.com. Grazie ancora per l'attenzione, arrivederci.